Mister, è un'impresa questa salvezza, è una corsa lunga che è iniziata lo scorso mese di gennaio, ci avete creduto e questa sera è arrivata la gioia più grande. Sì, siamo strafelici perché è logico che sono stati mesi difficilissimi, però la squadra non ha mai mollato, la squadra ci ha sempre creduto, quindi i ragazzi sono stati veramente eccezionali perché hanno avuto la forza di crederci sempre, di non mollare mai, di non guardare a quello che si diceva, ma di andare avanti per la nostra strada. C'è stato uno staff, Bocchetti in primis, che ha lavorato veramente alla grande, e ci metto anche compreso i fisioterapisti, il dottore, i magazzinieri, tutti quelli che eravamo al campo tutti i giorni, che veramente abbiamo creato un unico gruppo e ha portato a questo grande risultato che chiaramente vogliamo dedicare ai nostri tifosi, perché anche per loro è stata un'annata difficile, però questa sera gli abbiamo dato una grande gioia. Ecco, possiamo dirlo che questa è la salvezza del gruppo, ma lascio parola a lei, quali sono le sensazioni dopo stasera? No, stasera c'è grande felicità, grande gioia, perché ti ripeto è il coronamento di un'annata comunque complicata, però poi quando si conclude così è logico che passa tutto in secondo piano e adesso c'è solo voglia di riposare, festeggiare, perché veramente ce lo meritiamo. Lo ha citato prima, davanti a questo grande pubblico, questi grandi tifosi che anche oggi erano qua a sostenervi, parlavamo del gruppo, giocatori che erano già qui e anche i giovani che vanno ricordati, ma che verone è stato quello delle ultime settimane, degli ultimi mesi? Hai detto bene, perché ci sono stati dei ragazzi che hanno giocato, vedi Sulemana, vedi Coppola, Terracciano, ragazzi del 2003 che sono entrati in campo con grande voglia. Stasera abbiamo avuto nella parte nella quale abbiamo sofferto, è stato protagonista Montipò, che è un ragazzo eccezionale che si merita questa grande soddisfazione, quindi è stato tutto questo insieme. Come ho detto prima, la società ci è sempre stata vicina, quindi da questo punto di vista adesso c'è veramente voglia di festeggiare.